Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti in diretta con noi a Review, grazie per questo collegamento, grazie per come ci consentite ancora quest'oggi di entrare nelle vostre case e stare insieme a voi intorno ad argomenti che hanno a che fare con la nostra fede in Gesù Cristo. Meraviglioso momento in cui potremo ancora una volta poter interagire intorno a tematiche e soprattutto a argomenti che hanno a che fare con la nostra fede. Sì, perché il credente, il figlio di Dio, la figlia di Dio ha un inizio nella esperienza dell'incontro con Gesù, ma poi ha bisogno di una serie di passaggi e una serie di insegnamenti che consentono al figlio di Dio di crescere nella fede. Ecco, crescere nella fede è lo scopo per cui Dio istituisce i ministeri e anche quello di Parole di Vita è da considerarsi così. Infatti la missione Parole di Vita trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7 proprio per consentire la crescita attraverso il nutrimento spirituale della parola, la crescita di ogni credente e anche soprattutto, e perché no, insomma nella sua totalità interagisce anche presentando costantemente il messaggio dell'Evangelo, a quanti di nuovi si collegano, a quante persone che forse per la prima volta interagiscono e si fermano su questo canale. E se anche tu in questo giorno ti stai fermando probabilmente sul canale Parole di Vita per la prima volta, ti do il benvenuto a nome di tutta la missione, di tutta la redazione, tutti pastori, presentatori, tecnici, tutti lavoriamo affinché tu oggi possa in questo giorno conoscere una persona che ti ama più di ogni altra cosa, sta desiderando di incontrarti, sì, proprio con te, proprio a te desidera rivolgere il suo cuore in questo giorno. Stiamo parlando della persona vivente, alleluia, di Gesù Cristo, colui che ancora vive e che vuole manifestarsi alla tua vita, gloria a Dio. Bene, quindi ti invitiamo a rimanere connessi con noi perché quest'oggi parleremo proprio della parola di Dio e intorno ad essa ci soffermeremo su un insegnamento importante ed essenziale proprio per dare vita e corpo alla nostra crescita spirituale. Lo faremo come ogni giorno facciamo insieme ad un ospite collegato con noi dalla Campania. Il nostro carissimo ospite oggi è il pastore Marcelo Pereira di Michad International e siamo proprio felici di avere con noi questo servo di Dio che sta operando e sta esercitando, sta aprendo chiese, sta discepolando diversi ministri nell'area napoletana e siamo felici anche di riuscire in questo tempo ad avere un'interazione col pastore Marcelo e ricevere da parte di Dio un insegnamento per i nostri cuori. E da qualsiasi parte siamo collegati, anche noi possiamo ascoltare. Questa è una ricchezza straordinaria che Dio ha conservato per i nostri tempi e noi la vogliamo vedere, la vogliamo prendere e anche godere, perché no? Intanto però, come sempre facciamo anche questa mattina, non può mancare il nostro momento di partenza, perché il format di Review parte proprio dal famosissimo e atteso caffè biblico. Cari amici, buongiorno, bentornati al Caffè Biblico. Sono 2 anni e mezzo che è in corso la guerra in Ucraina. Una guerra interminabile, 2 anni e mezzo sono tanti. Noi qui in Italia non è che stiamo tanto meglio, nel senso che con questa ondata di calore siamo tutti quanti più o meno bolliti, e soffriamo questi giorni continui di caldo, a parte qualche zona particolare del nord Italia, e quindi è un logorio continuo. Anni fa un famoso attore suggeriva per il logorio della vita moderna di bere una determinata bevanda, un determinato liquore, ma non è certo quello che ci libera dallo stress e dal logorio. Ecco, il logorio, il continuo
subire attacchi, il continuo subire prove, afflizioni. Qualcosa di simile lo ha provato il grande re Davide, che anche lui ne ha passate parecchie, e nel Salmo 56 dice: abbi pietà di me, in una preghiera accorata, o Dio, perché gli uomini mi insidiano, mi combattono e mi tormentano tutti i giorni, i miei nemici mi perseguitano continuamente. Sì, sono molti quelli che mi combattono. È una situazione forse anche tua, caro amico, che hai tanti nemici, hai tante afflizioni, tanti pesi, e non quelli grossi che arrivano all'improvviso e poi finiscono, ma quel continuo logorio giorno dopo giorno che dura mesi o anni. Quello è veramente stressante e può portare a depressione, può portare a rassegnazione, può portare anche in alcuni casi a suicidio. Ma il salmista Davide, nel suo Salmo 56, dopo aver detto appunto la sua situazione di sofferenza e di grave stress per i grandi, tanti nemici che lo circondavano e lo attaccavano, notate cosa dice al verso successivo. Dice: nel giorno della paura io confido in te. In Dio, di cui lodo la parola, in Dio confido, non temerò. Che mi può fare il mortale? Aveva un segreto Davide, aveva un Dio vivente con cui aveva un rapporto personale che lo rassicurava, e lui confidava in Dio quando era sotto stress, quando era nei problemi. Lui confidava. Cosa vuol dire confidare in Dio? Mettere la tua fiducia, non in te stesso, non nel caso o in tuo marito, tua moglie, mettere la tua fiducia in Dio, in colui che può risolvere il tuo problema. E già questo ti rasserena, ma quando poi vedi che Dio provvede, risolve veramente il tuo problema, ancora di più sei felice di aver fatto la scelta giusta. Questo è il consiglio di questa mattina del Caffè Biblico, e Dio ti benedica, caro amico. Ringraziamo il Signore per questo caffè biblico, anche perché sembra quasi connesso in uno spirito straordinario alla meditazione di oggi insieme, di stamattina. Continuiamo a parlare appunto di nemici, di persecuzione. Chissà, Signore, cosa sta dicendo a chi in un modo preciso. Non possiamo sottovalutare una guida così grande dello Spirito Santo, perché non potrebbe mai capitare che noi insieme, pastori che registrano in diversi momenti della settimana, da diverse zone geografiche, che nemmeno si sentono da chissà da quanti anni, insieme portano avanti lo stesso messaggio nello stesso momento. È probabilmente soltanto frutto, no, sicuramente frutto dello Spirito Santo, che vuole mandare un messaggio preciso, cosa che sta continuando e continuerà a fare nella meditazione di oggi, che affronteremo insieme al nostro carissimo ospite. Meditazione dal titolo Personale al completo. Andiamo a vedere di che cosa ci parlerà il nostro carissimo ospite in collegamento con noi. Vediamo subito se c'è il pastore Marcello Pereira. Eccolo qui, pace, buongiorno. Pace, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno carissimo Micheli e a tutta la redazione. Grazie per questo collegamento, il tuo solare sorriso ci dice già la gioia nella quale il Signore ti ha calato per questa nostra puntata. Grazie di cuore, pastore, grazie per questo collegamento. Amen. E ti vogliamo molto di bene, te lo dico personalmente anche davanti al pubblico, ma soprattutto crediamo quanto il Signore ti guidi potentemente. Io ho accennato qualcosina all'inizio e voglio molto brevemente citare il ruolo, chiamiamolo
funzionale apostolico, perché Dio ti ha chiamato ad aprire chiese, Dio ti ha chiamato a equipaggiare ministri e Dio ti sta chiamando ad equipaggiare discepoli. Stiamo vedendoti impegnato in questo momento storico della tua vita, in una fase in cui stai prendendo delle nuove decisioni ministeriali straordinarie che porteranno un frutto alla gloria di Dio di sicuro. E in più vorrei aggiungere anche che l'operato, quando ci muoviamo nello Spirito Santo, pastore Marcello, mi potrai confermare, quando ci muoviamo secondo la guida di Dio, i frutti si vedono. E forse, come abbiamo detto stamattina e anche il caffè biblico conferma, i nemici escono come i funghi in modo automatico, ma non possiamo farci più di tanto. E Dio ci dice, proprio ci suggerisce di avere gioia in questi momenti, perché siamo beati. Quindi ringraziamo Dio per questo momento e grazie per come ci concedi di avere questo tempo. Ti lascio subito la parola e siamo pronti con gli appunti per ricevere da parte del Signore. A te la linea. Amen, amen, gloria a Dio. Io ricambio pubblicamente l'amore, l'affetto che io ho su questo carissimo fratello e tutto quello che noi abbiamo già fatto insieme per la gloria di Dio, ma soprattutto perché abbiamo un cuore umile e disposto a servire il Signore. In questa mattina io ho una parola non dalla parte mia ma dalla parte dello Spirito Santo di Dio. Infatti tutto quello che noi abbiamo collegato in questa mattina nel caffè biblico, nel parlare, nel preview della visualizzazione in diretta, mi ha ispirato per sapere che veramente questa è una parola per questo tempo, perché personale al completo. Io inizio dicendo così: immaginate che il popolo ha un grande bisogno, immaginate che la folle di persone si svegliano la mattina magari a cercare un impiego, un lavoro, a cercare un qualcosa degno, perché dice la parola di Dio che il lavoro è degno di essere retribuito. Molte volte le persone escono e automaticamente quando arrivano nelle imprese, davanti ai cancelli edili, per esempio, dice personale al completo. Io penso che c'è una grande delusione, una grande frustrazione molte volte che viene nella mente delle persone a dire wow, non c'è più posto per me. Ma era giusto questo, ed è giusto questo che sta succedendo spiritualmente oggi, nella nostra giornata, nella nostra vita ecclesiastica, e perché no, dico nel mondo ecclesiastico, e io dico con molto timore nel mio cuore, io amo la Chiesa di Cristo, e io dico sempre che nella sposa non si può toccare, perché noi sappiamo bene chi è lo sposo della sposa. Ma in un passo della parola di Dio, in Matteo, proprio lì in Matteo, nel capitolo 9, dal verso 35, la parola di Dio va a dire più o meno la stessa cosa, che è questo paragone che noi abbiamo fatto in questa mattina, di avere personale al completo. E vi spiego. Andando alla parola di Dio, in Matteo 9, dal verso 35, dice: Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione. Guardate bene, ne ebbe compassione, perché eravano tante e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. È un passo della parola di Dio, è un brano molto conosciuto, anzi ogni tal volta che noi ci troviamo in difficoltà con l'opera, ci troviamo in difficoltà con l'evangelizzazione, perché la Chiesa è nata per evangelizzare, molte volte noi non stiamo facendo quello che veramente dovevamo fare. La Chiesa diventò una grande istituzione, diventò una grande organizzazione. Io dico sempre che esiste l'organizzazione, ma esistono anche gli organismi. Organismi sono quelli che la parte vivente dell'organizzazione, e abbiamo bisogno
di come organismo viventi di fare parte di questo corpo che diventerà un'organizzazione. Ma qui Gesù viene da un percorrere vari villaggi, varie città, e perché io devo collegare questa parola con personale al completo? Ho detto che molte volte noi arriviamo davanti a un cancello, davanti a un'impresa e vediamo che non c'è più posto. Come è brutto, è indelicato anche per il nostro cuore, quando noi abbiamo la voglia, quando noi abbiamo la necessità di andare da qualche parte, di fare qualcosa e non avere la possibilità. Dunque, Gesù, dice la parola di Dio, percorreva tutte le città e i villaggi. Allora, che cosa Gesù faceva? Tre cose importanti lui faceva percorrendo le città e i villaggi. Prima, lui insegnava. E insegnare, fratelli, è uno dei propositi principali dei discepoli di Cristo. Andate per tutto il mondo. E la parola di Dio dice insegnando, facendo discepoli. Quando la Bibbia dice fare discepoli, ti dice insegnare. Far sì che loro ascoltino a te e diventi come te. E noi vediamo che molte volte il personale al completo, voglio dire, i luoghi, le occupazioni, soprattutto dentro dalla Chiesa, ma io dico in generale, negli ultimi 40-50 anni, ricercando un po' la storia e la crescita della Chiesa, il risveglio della Chiesa mondiale, abbiamo visto che poche Chiese hanno avuto questa crescita mentre lo Spirito Santo ha versato il suo Spirito in ogni paese, in ogni nazione. Alcuni hanno cresciuto vedendo quello che era la direzione e vedendo anche quello che era l'insegnamento biblico di insegnare, di ricevere e di inviare a coloro che hanno un'opera. Io osservo e voglio con molta premura e con molto timore, perché non vogliamo assolutamente toccare nella sposa del Signore, ma che possa servire di un'esortazione prima per me e dopo per tutti quelli che ci ascoltano, non solo adesso ma dopo, che è necessario avere una formazione. Noi pastori soprattutto, noi non siamo insostituibili. Noi non siamo persone che non possiamo essere cambiate. Lo stesso l'Apostolo Paolo dice che se lui stesso cambiasse la direzione, cambiasse quello che era il fondamento che lui stesso aveva promosso attraverso l'Evangelo, che loro li considerassi anatema, maledizione, oppure che se ne andasse da lui. Quindi lui non diventa una persona unica in quel contesto. E quando Gesù sta lì, prima insegnando, predicando l'Evangelo, guarendo il malato e le infermità, la guarigione dei malati e l'infermità è una conseguenza di insegnamento, di consacrazione, di digiuno, preghiera, di una vita veramente dedicata al Signore. E quando Gesù nel verso 36 dice, vedendo le folle, ne ebbe compassione. Guarda, com'è possibile? Se Gesù oggi fosse proprio considerato una chiesa unica, se in questo momento Gesù fosse appartenente, tra virgolette, di una chiesa e vedesse tutta quella folla che lo stava seguendo, lo stava acclamando, si presume migliaia di persone che stavano lì vedendo che lui stava facendo grandi cose, e lui con tanta compassione disse: Signore, la messa è così grande, ma pochi sono gli operai. Gesù stava dicendo: io vedo questo popolo come un popolo che non hanno pastore, è un popolo che non hanno una cura, ed è questo che io voglio dire. Io voglio sono venuto da una realtà di cui la formazione pastorale, la formazione discepolare inizia da piccolo e non finisce fino all'età grande. E vediamo chiese come la mia chiesa locale lì in Brasile, che ha circa 3.000 membri, ma ci sono più di 50 pastori per gestire tutta la chiesa. E qualcuno può dire: ma pastore, non sono tanti pastori, non sono tanti i servi. No, perché c'è bisogno di una cura personale.
Ricordatevi di Mosè quando ci sedete nel suo banco del giudizio, volendo giudicare lui da solo tutto il popolo, facendo morire a lui e il proprio popolo. Pietro, il suo suocero, gli viene con un consiglio meraviglioso dicendo: guarda, se tu non scegli dei principi che possano gestire da 10, 30, 50, 100 o fino a 1000 persone, tu farai morire queste persone. Ed è questo il problema. A volte noi abbiamo un risveglio in tutto il mondo, noi abbiamo risvegli locali dentro le chiese, ma non abbiamo formazione, perché pensiamo che ne abbiamo personale al completo. Ecco perché il Signore mi ha dato questa parola, perché molte volte sopra i pulpiti, molte volte sopra l'organizzazione ministeriale, il personale, il quadro totale, sono al completo, perché esistono persone che sono sedute oggi nella panchina della chiesa che non sono solo credenti, ma sono già pastori, ma non hanno avuto opportunità. Non sono solo sorelle, ma sono missionarie. Sono persone che possono evangelizzare, creare e avanzare verso il regno di Dio, ma sono lì sedute, conformati a questo mondo. A volte noi confondiamo e non leggiamo la parola di Dio come ella è. Lo Spirito Santo, quando parla nella vita di Paolo, Romani 12 del capitolo 2, di non essere conformi a questo mondo, ma noi abbiamo rinnovare la nostra mente, dobbiamo cambiare la situazione, il rinnovamento della mente. Il rinnovamento della mente sarà dato soltanto e unicamente con lo Spirito Santo di Dio. Abbiamo bisogno di togliere le placche. Abbiamo bisogno di togliere gli annunci personali a completo e abbiamo bisogno di cambiare e dire: c'è ancora posto. Abbiamo bisogno di dire: nel mio ministero c'è ancora posto. Magari noi dobbiamo e possiamo discepolare una persona meglio di noi, una persona che può avanzare a destra, a sinistra, davanti, indietro, ma molte volte chiudiamo il nostro quadro di immaginazione dicendo: ok, basta, siamo al completo. E molte persone arrivano nella porta e bussa, molte persone hanno il desiderio di evangelizzare, evangelio di fare l'opera del Signore, ma rimangono lì nel banco, tornano alla loro casa. Magari il nemico è una cosa che succede sempre in questo tempo. Molte volte il nemico butta un seme nel cuore di quella persona dicendo: ah, in questa chiesa io non avrò mai l'opportunità, quindi ne uscirò per poter avere l'opportunità da un'altra parte. Noi vediamo che le chiese stanno entrando quanto meno persone nuove e quanto di più scambi denominazionale. Per questo, fratelli amati, amati che ci ascoltano in questa mattina, voglio dire e ripetere con molto timore dentro del mio cuore: Signore, ha messo nel mio cuore formare, desiderare questo, di avere figli spirituali, non perché vogliamo crescere, ma perché abbiamo bisogno di far sì che il regno cresca. Perché Gesù ci ha dato una responsabilità. Il verso 37, lui dice, disse ai suoi discepoli: c'era la folla e c'erano i discepoli. C'è una grande differenza tra la folla. È necessario che noi scopriamo chi sono i discepoli, perché in una chiesa di 10 membri, di 100 o di 1000 ci sono folle e ci sono discepoli, e noi non possiamo gestire tutte e due di modo uguale. Abbiamo bisogno di pescare quello che è veramente al cuore di discepoli, formare, inviare, incoraggiare. Che chissà, noi possiamo promuovere un grande avvivamento, un risveglio dentro della nostra propria chiesa, ognuno dando opportunità all'altro. Il verso 36, Gesù dà la responsabilità a me e a ognuno di noi. Gesù non dice: io pregherò al Padre che ci siano lavoratori. Assolutamente. Il personale che devono lavorare nel regno di Dio sono lì seduto, sono lì aspettando un'opportunità, sono lì aspettando che il pastore, i ministri, gli evangelisti, gli apostoli, i maestri possano domandare loro: vuole fare qualcosa insieme a me, vuole fare qualcosa per il regno di Dio.
sii disposto a uscire della folla e diventare discepoli. E dice il Signore: pregate dunque al Signore della messe che mandi gli operai sulla sua messe. Fratelli, la responsabilità è nostra. Ognuno di noi abbiamo bisogno, soprattutto noi pastori, io dico a noi pastori, ministri, responsabili, leader di cielo, di casa di preghiera, noi abbiamo bisogno di assumere questa grande responsabilità che Gesù non ha messo su di lui stesso, ma ha messo su di noi. Chi deve pregare per aumentare la messe? Chi deve pregare perché il lavoratore, l'evangelizzazione, la crescita, l'accoglienza sia grande? Siamo noi. Ma per fare questo abbiamo bisogno molte volte di noi stessi dare passi indietro. C'è una parola che disse un saggio: la freccia, prima di essere lanciata, quanto più lontano possibile, la corda sarà tirata indietro, quanto più indietro possibile. Se noi vogliamo essere lanciato sopra, se noi vogliamo essere lanciato avanti, soprattutto nel regno di Dio, prepara la tua vita. Ma sappi che c'è una formazione, sappi che il prode tirerà la freccia non nella direzione per la quale tu vuole. E tu penserai: forse il Signore non vuole che io lavori, forse il Signore non vuole il titolo, forse il Signore non vuole le autorità. Ma no, il Signore vuole l'autorità, il titolo, tutto quello che Lui ha conquistato nella croce per te è tuo, appartiene a te. Ma siamo noi che molte volte non vogliamo essere tirati indietro. Lascia che il Signore tiri la tua freccia, lascia che il Signore possa prenderti e tirare quanto possibile. La Bibbia dice che noi non saremo provati più di quello che possiamo sopportare. Quindi io vi consiglio in questa mattina, in questa giornata, di credere nel tuo dono, di credere che tu puoi fare ogni cosa in colui che ti fortifica, e non fare ribellione, non uscire della casa per il quale il Signore ti sta dando, ti sta formando. Andate dai vostri pastori, dice: pastore, sono qui, io sono qui e voglio camminare con te, voglio camminare con te. C'è un predicatore che dice sempre una frase molto bella, e lui dice che la pecora deve pulsare al pastore. Noi diciamo di modo più bello: la pecora profuma il profumo del pastore. E noi abbiamo bisogno di stare insieme, di aiutare i nostri pastori, di essere aiutati dai nostri discepoli, e uscire da una condizione soltanto di aspettare qualcosa che viene da sopra di te, davanti a te, da un pulpito o da un insegnamento, ma soprattutto imboccare le maniche e dire: io sono pronto. Gesù stesso disse al Padre, quando era nel cielo: Signore, manda me, eccomi, io sono a disposizione, io sono qui per poter fare l'opera tua. Che in questa mattina questa parola possa incoraggiare, possa essere una risposta a quello che tu stai pregando al Signore, quello che tu stai mettendo davanti al Signore come preghiera. E molte volte noi non abbiamo una risposta da vicino, ma questa risposta può arrivare da te in questa mattina. Il personale non è più a completo, ma vogliamo cambiare la storia delle nostre chiese, vogliamo cambiare la storia di questo nostro progetto di oggi. La chiesa degli ultimi tempi è una chiesa travagliata, è una chiesa difficile, è una chiesa che sta soffrendo molto come dogli di parto. Ma noi abbiamo bisogno di qualcuno che si prontifichi a stare davanti e dire: eccomi, manda me, questo è il mio desiderio per te, questo è il mio desiderio per ognuno di voi, perché nessuno è indispensabile, tutti possono lavorare per il regno di Dio. Che Dio in Cristo Gesù benedica la tua vita e la tua famiglia in questa parola che e il Signore ha messo nel nostro cuore per condividere con voi. Alleluia, alleluia, gloria a Dio, amen, alleluia. Pastore, c'è un ruolo molto molto importante che
ha il singolo fedele, il singolo credente che ha ascoltato questa parola. Ci sono diversi messaggi che ci sono arrivati, puoi immaginare perché questo. Perché quando si ha a che fare con la chiamata diretta del Signore, innanzitutto la chiamata del Signore è una chiamata personale. Ecco, questa è una delle cose che spesso dimentichiamo. Bisogna passare attraverso una personale chiamata. È necessario questo perché? Perché se è personale significa che Dio fornisce ad ognuno poi i giusti elementi per comprendere che è una chiamata che viene dal Signore. E tante volte, quando poi questa chiamata si cala all'interno del contesto comunitario, può essere criticata, scoraggiata, abbattuta, e quindi lì subentra il carattere del chiamato, il carattere del discepolo. Qualcuno ci chiedeva fin dove bisogna spingersi per poter convincere le persone della propria chiamata. Qual è il consiglio che ci dai, pastore? Ci dice una sorella. Qual è il consiglio che ci dai per resistere allo scoraggiamento che, ahimè, proviene proprio dai banchi che tu hai citato? Allora, io dico sempre una cosa, che noi non abbiamo soltanto una chiamata, ma noi apparteniamo alla chiamata. Io non sono chiamato a essere pastore, la mia chiamata mi ha chiamato per stare lì come pastore. Allora, molte volte, rispondendo anche alla domanda di questa carissima sorella, grazie per le domande, per l'interessamento, perché so che saranno delle risposte in questa mattina. Rispondendo a questa domanda, è necessario veramente capire che noi non abbiamo solo una chiamata, ma noi siamo stati chiamati a essere obbedienti. Sapete, l'obbedienza precede l'onore in ogni cosa. Fin quando possiamo spingere? Fin quando c'è preghiera. Noi dobbiamo spingere non personalmente, ma soprattutto con le preghiere, perché le preghiere può cambiare ogni situazione. Ricordati che è la preghiera che apre il cuore dei re. La Bibbia dice che il re, nonostante malvagio, il Signore può chinare il suo cuore verso il giusto. Immagina che un re malvagio può essere un benefattore, è una persona che può benedire un suo semplice servo, ma il pastore, il ministro, il servo di Dio preposto a stare lì è molto più importante ancora di un semplice re, e può sì essere mosso attraverso la tua preghiera, ma soprattutto la tua obbedienza. Abbiamo bisogno di capire che la nostra chiamata non è il nostro desiderio di fare. E Paolo aveva un grande desiderio di predicare la parola di Dio. Lui voleva andare in Asia, e lui di fatto andò in Asia, ma non nel tempo in cui lui voleva. La Bibbia dice che lo Spirito Santo lo trattiene, non lo permise di andare lì. Molte volte il no che riceviamo dai nostri ministri, dai nostri insegnanti, è soltanto un ancora no. Spera un po', spera pazienti, prega. Ma Paolo, in un altro tempo, lui ebbe l'opportunità di arrivare in Asia e aprì molte chiese. A volte il desiderio nostro ci può tradire. Un grande predicatore della parola di Dio del 1700 dice: quando io guardo il mio cuore, vedo quanto è profondo l'abisso che ha dentro di lui. Per fare una parafrase a quello che Salomone ha detto, il nostro cuore è insanabilmente malvagio. Fino a che punto posso respingere a questo? Fino a quando i tuoi ginocchi saranno a terra e obbedienti. A lì il Signore risponderà. O sarà lo spostamento di un banco, o sarà la spazzatura, o sarà l'evangelizzazione, o sarà l'evangelismo, o sarà un dono di profezia, qualsiasi sia. Lo Spirito Santo ha dato a ognuno di noi un suo determinato ruolo, e la Bibbia dice: rimanete nel luogo, ossia nel ruolo per il quale il Signore ti ha mandato. Molto bene, grazie per questa risposta, pastore. Poi è molto pratica, dobbiamo ricorrere alla preghiera in questa fase importante, molto molto pratica. Volendo un attimo isolare la relazione orizzontale all'interno della chiamata, pastore, mi sto permettendo di rivolgerti qualche domanda, perché abbiamo, mi dicono alla regia, circa 20 minuti a disposizione, possiamo impiegarli proprio approfittando dei messaggi che ci sono arrivati in redazione. Apro parentesi, puoi mandare anche il tuo
messaggio, la tua considerazione, la tua domanda al numero 379, l'ho dimenticato, adesso la regia lo mette in sovraimpressione, lo leggo soprattutto per chi ci sta seguendo la radio, 379-2710-854, puoi mandare il tuo messaggio WhatsApp, lo leggiamo insieme al pastore Marcello e siamo in diretta, oggi è venerdì 19 luglio e sono le ore 12.36, quindi siamo in diretta per chi ci sta seguendo. Quindi stavo dicendo, volendo eliminare, pastore, per un attimo il contesto orizzontale della chiamata, la chiamata è, abbiamo detto, personale e quindi molto individuale. In questa fase di identificazione del proprio ruolo all'interno del regno di Dio, quanto è importante la formazione e quanto può essere importante che Dio si conceda un tempo di attesa in questa chiamata affinché si possa espletare un cammino, un percorso di formazione che voglia essere, per esempio, una formazione missionaria, una formazione accademica. Per esempio, mi è capitato in un periodo preciso nella mia vita, faccio riferimento alla mia esperienza, in cui Dio mi chiamava a lavorare con la voce, ma io non avevo la preparazione per lavorare con la voce, per la radio, per la televisione, eccetera. E mi ha spinto a seguire l'accademia, perché anche se è una scuola che serve per preparare gli attori, ho dovuto comunque attraversarla e frequentarla per poter meglio servirlo nella chiamata che oggi è frutto delle mie giornate, diciamo è come dire, è l'effetto finale delle mie giornate, della mia chiamata, del mio lavoro. Quindi quanto è importante la formazione a livello generale quando si ha una chiamata proprio specifica? Amen. Io dico che la formazione è il cerne principale della chiamata. A volte noi, per la spinta propria, o molte volte anche il nostro spirito vuole questo, perché abbiamo bisogno di sottomettere il nostro spirito allo spirito di Dio. Noi abbiamo la nostra propria volontà, convinzione, e molte volte spiritualizzando la chiamata, noi diciamo io sono pronto per fare, perché il nostro cuore brucia. Molte persone vogliono andare in Africa, nell'Asia, molte persone vogliono fare le predicazioni o vogliono cantare o quello che sia l'opera da fare dentro, all'interno del corpo di Cristo. Tutto quello che noi facciamo c'è bisogno di una formazione. Gesù Cristo ha provato e ha fatto una formazione dei suoi discepoli in questi 3 anni che loro camminavano con lui, e Eliseo fu un discepolo di Elia che aveva la sua scuola di profeta, Paolo insieme lì ad Aquila e Prisca in un certo momento della sua vita raccolse Apollo che era un predicatore itinerante, un discepolo di Giovanni Battista che però guadagnava molte anime per il Signore. Ma che cosa è successo? Aquila e Prisca o Priscilla, vedendo lui, la sua eloquenza, il suo modo di fare, non ha detto wow, che bello evangelista, che bello apostolo, sta predicando Cristo e sta facendo convertire tante persone. Ma lui dice entrate nelle nostre case. Noi crediamo che lì c'era una scuola di insegnamento di quei 2 servi di Dio, e loro hanno detto è necessario entrare qui dentro perché ti possa spiegare bene come le cose stanno. E è necessaria questa formazione. Noi personalmente, noi facciamo la formazione di persone, di giovani, di adolescenti, ma soprattutto la formazione pastorale. Perché? Perché possiamo essere preparati per ogni fare nella casa del Signore. Io ho detto precedentemente, abbiamo un corpo formato di una organizzazione, ma dentro dell'organizzazione esistono organismi, e la nostra vita è fatta di piccoli organismi che ognuno è allenato per fare questo, anche se molte volte non riusciamo a capire che bisogna avere un tempo di formazione. Dobbiamo capire anche che quello tempo di formazione non ti può convincere di che tu sei preparato per fare quello che il Signore ti ha chiamato a fare, ma è soltanto un inizio di una formazione per il quale nella pratica tu devi continuare a fare.
fino adesso, io dopo 27 anni di conversione, io ancora studio, ancora mi metto a studiare anche a distanza con i miei pastori, con altre formazioni, altri ministeri, affinché possiamo essere trovati sempre pronto. Quando Paolo consiglia al suo figlio spirituale, Timoteo, di essere sempre pronto, di studiare, di essere pronto a insegnare, pronto a consigliare, lui stava dicendo, guarda, non dimenticare di quello che ti è stato dato. Lui stesso dice, io sono stato un servo e sono stato sottomesso alla scuola di Gamaliel, quindi c'è bisogno di dare un risultato, ma c'è bisogno di aspettare tempo di formazione. Questa formazione può essere formale, può essere istituzionale o può essere nella pratica. Grazie per la risposta. Pastore, c'è una domanda che ci invia un nostro amico che si chiama Luca, che credo in qualche modo tu abbia anche già in parte risposto, però la leggo anche per la soddisfazione del nostro amico e magari se c'è qualcosa da aggiungere. Luca chiede, può accadere che siamo preparati per un ruolo e che pensavamo fosse la nostra chiamata e invece Dio all'improvviso stravolge i piani? E stavi appunto citando di Paolo in Asia improvvisamente. Ecco, vorrei, se c'è qualche altra cosa da aggiungere, rispondere al nostro caro amico Luca. Sì, 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 assolutamente, caro Luca. E il Signore è un expert per fare questo nella nostra vita. E ricetto ancora una volta la vita di Paolo. Paolo è un grande discepolo, un grande esempio per quanto riguarda chiamata. Paolo dice, quello che io faccio non è quello che io vorrei fare, ma io faccio quello che non volevo fare. Lui fa un cambio di parola dicendo, ma quello che la mia carne vuole fare, la mia voglia, nonostante preparazione vuole fare, a volte non è quello che il Signore vuole che sia fatto. Quindi è necessario anche accettare con obbedienza. Io ho iniziato a essere evangelista, sono sempre stato evangelista e ho pensato di essere sempre un evangelista. Dentro del mio cuore ho un cuore evangelistico, un cuore che ama le anime al di sopra di ogni cosa. Io voglio sempre evangelizzare, ma il Signore, attraverso i nostri leader, attraverso una vocazione, può mettere nel nostro cuore, no, i cinque ministeri dato dello Spirito Santo. Noi possiamo dominare non solo uno, ma il Signore ti può dare tutti i cinque ministeri per operare al suo tempo in ogni cosa. Quando i discepoli si riunivano, lo stesso negli Atti degli Apostoli, dice che in mezzo a loro c'erano profeti, c'erano insegnanti, come lo stesso Paolo era un profeta ed era un insegnante e si è fatto molte volte servo lavorando insieme a quella scuola. Quindi è necessario essere sempre attento e obbedienti alla chiamata del Signore. Grazie, grazie per questa risposta. C'è un'altra domanda che ce la invia la sorella Maria, una nostra amica che ci segue sempre e che ci scrive una cosa molto interessante. Anche se questa domanda che sto per questo argomento, diciamo che non è proprio una domanda, ma evidenzia un aspetto molto importante che anche sulla mia esperienza personale, ma credo che ogni credente che ha vissuto una chiamata precisa la stia vivendo o l'abbia vissuta nella propria vita, ed è bello evidenziarlo questo argomento perché parla dei punti di riferimento, dei padri spirituali, delle madri spirituali che fanno da punto di riferimento. Maria dice, è bella questa segnalazione, diciamo, questo appunto: Dio mi ha chiamato a svolgere un lavoro nel suo campo, ma non ho nessuno che prima di me svolgesse la stessa mansione. In questo caso, oltre ad aver affrontato il non riconoscimento, ma ne abbiamo già parlato prima, del tipo di lavoro che svolgo all'interno del regno, che è un lavoro non convenzionale, c'è anche l'aggravante della mancanza di punto di riferimento. Pastore, come posso affrontare la mancanza di punto di riferimento e quindi questa situazione che un po' a tratti sembra destabilizzare? Ecco, quindi è vero, vero, questa sorella Pace risponde alla tua domanda con un esempio. E appena avevo cominciato a sentire questa domanda, mi viene il passaggio che in Ebrei parla
che Abramo per fede giudicò il mondo nel suo tempo. Che cosa succede? Abramo non c'era al suo tempo un riferimento, ma Abramo diventa padre di nazione e anche rispetto alla sua spiritualità, lui diventa un padre spirituale per tutta una nazione. Infatti questo viene discorso tra quello che eravamo i sacerdoti, la parte ortodossa di Israele, e quando loro domandano: ma noi tutti siamo figli di Abramo? Quindi Abramo riesce per fede e obbedienza creare dentro di sé un cuore puro e un cuore desideroso di fare. Nonostante molte volte non avremo un riferimento per quella chiamata, chissà, il Signore sta facendo partire proprio del tuo cuore un qualcosa di nuovo. La Bibbia dice che il Signore ci ha raccomandato che nel nome suo, nel nome di Gesù, possiamo fare cose più grandi di quello che immaginiamo. A volte noi non pensiamo che le cose straordinarie sono le cose da Dio e rimandiamo soltanto le cose ordinarie che si fa dentro della Chiesa, che si fa dentro dell'istituzione, ma molte volte, come dice la parola di Dio, e l'Apostolo Giacomo, fratello di Cristo, pastore lì a Gerusalemme, lui dice che la religione è le vedove, gli orfani, i necessitati, è coloro che sono sotto arresto, visitare le persone, cioè, quindi lui unisce la fede e l'opera insieme, ma in questo caso, caso vostro, è non aver riferimento, paternità spirituale. E lì, quando non abbiamo paternità spirituale, è il momento in cui noi abbiamo bisogno di curare dentro di noi questa paternità di Cristo dentro della nostra vita. Abramo non ebbe, ripeto, un esempio, un padre spirituale per essere come esempio, ma lui si mette a disposizione per essere un riferimento. Laddove non avremo un padre, una madre spirituale come riferimento spirituale per fare ciò che è la nostra chiamata, sii tu il punto di riferimento e rimani nel luogo per il quale tu sei stata chiamata. Amen, amen, che bello, bellissima, bellissimo consiglio, gloria a Dio, molto molto bello. Mi hai fatto ricordare, pastore, un'esperienza, una testimonianza che ho ascoltato che mi ha tanto edificato. C'era un ragazzo, artista di strada, amava la musica, nelle città grandi si vedono spesso, specialmente poi in questi tempi di belle giornate, si vedono la sera, nelle sere, sulle località di mare, un artista di strada che cantava canzoni, musiche con la sua chitarra, e c'era sempre, tutte le sere, in quel periodo, in quel posto, un figlio di Dio, un pastore che passava e anziché come gli altri semplicemente fermarsi ad ascoltare qualche canzone ben eseguita, pregava per questo ragazzo e lo aspettava alla fine della sua esibizione per salutarlo, per dargli una mano e per dirgli una parola da parte di Dio. È successo poi che questo ragazzo ha accettato Gesù e ha continuato a fare l'artista di strada, però evangelizzando, cioè ha cominciato a cantare canti edificando le persone che lo ascoltavano, evangelizzando, non lo faceva più per soldi, perché Dio ha provveduto. E quello che volevo dire è che, ecco, in una strana chiamata che ha ricevuto questo ragazzo, perché questa era l'indicazione che sentiva nel cuore, la cosa meravigliosa è che quel pastore che lo ha evangelizzato ha continuato a pregare per lui in quella strana chiamata di cantare nelle folle la sera canti che edificavano, che innalzano il nome del Signore. Quindi è proprio vero, se proprio non riusciamo ad essere a trovare dei punti di riferimento, studiamoci per essere dei punti di riferimento per le persone che Dio ci affida. E questo è veramente un meraviglioso consiglio, grazie di cuore, pastore. Amen. C'è un'altra domanda, vediamo come possiamo meglio esporla per cercare di non dare troppi particolari che possono essere poco interessanti. Insomma, c'è una donna, si chiama Anna, che per anni pensavo che Dio mi avesse chiamato, non mi avesse chiamato affatto, ma puntualmente il Signore mi parlava
e di una sua chiamata. In buona sostanza c'ero dentro, ma non lo sapevo, ci dice. Essendo un insegnante, Dio mi ha all'improvviso fatto comprendere la cura questi agnelli, scrive. Visto che alcuni hanno avanzato dei dubbi, la mia domanda è questa: ma la mia chiamata può essere considerata quella che faccio ogni giorno già nel mio lavoro, ovvero l'insegnante, e il mio lavoro può essere considerato una chiamata? Ecco, questo è quello che forse voleva esporre la nostra amica Anna. Amen. Guarda, è interessante che io stavo per dare proprio questo esempio. E la domanda che io faccio come risposta è: qual è la cosa più spirituale? Essere imprenditore o essere pastore? A volte io faccio questa domanda: qual è la cosa più spirituale? Essere un medico o essere un pastore? Essere una cassiera o una commessa o essere un missionario? Subito le persone mi rispondono: no, certo, è più spirituale essere pastore. E viene subito la domanda: chi ha dato questo lavoro a te? Chi hai dato la chiesa al pastore? Perché spiego, fratelli amati, in questa mattina, perché questa forse è una delle risposte più importanti che io sto dando in questa mattina. Esistono imprese, esistono lavoro che è stato dato a te per il Signore, ma esistono chiese che non sono state date a pastori. E per questo molte volte esistono frustrazioni nel nostro cuore. Abbiamo un popolo che a volte si sentono illusi e sono frustrati molte volte dicendo: no, ma io non farò più, oppure io lascerò ogni cosa per poter servire il Signore. Ma in quello per il quale tu sei stato chiamato, ecco perché, ripeto, abbiamo bisogno di avere l'obbedienza, la preghiera ti avvicina ancora di più a sentire la voce di Dio per comprendere se veramente la chiamata è una chiamata del Signore o è una tua volontà, e se quello che tu devi fare nella tua impresa o nella tua chiesa. Quindi ci sono pastori che non sono stati chiamati a pastore e ci sono imprese che sono state date a imprenditore. Quindi glorifica il nome del Signore, fai la tua parte lì dovunque sia. Amen, gloria a Dio. Amen, c'è un grande incoraggiamento in tutto questo che proviene proprio dal fatto che a volte il Signore ci mette in dei percorsi che a noi sembrano tortuosi e difficili, ma che nascondono poi in fondo proprio la chiamata, e quindi bisogna fare molta attenzione. Grazie per questo pratico consiglio. Concludo con un'ultima domanda, pastore, prometto che è l'ultima, perché se volessi esprimerle tutte non ce la faremmo nemmeno in un'altra ora. C'è una carissima sorella che ci segue, che salutiamo perché ci scrive spesso, la quale dice: io sono avanzata nell'età e ho tanti problemi, ho tanti acciacchi, non riesco a muovermi più come prima. Che bello avere anche l'esperienza di chi ha vissuto la vita e con tanto anche di, perché no, di meravigliosa esperienza da raccontare. La sorella ci chiede: posso ancora essere chiamata in qualche area particolare? Aggiungo io e sintetizzo: la chiamata che il Signore rivolge ai cuori può avere dei limiti temporali di età, oppure dobbiamo liberarci forse da qualche preconcetto? Assolutamente, carissima sorella, la chiamata che Dio ti ha dato dura per quanto dura la tua vita. Sapete, Mosè è stato chiamato quando c'era 80 anni, e molti di quelli che sono stati chiamati in una certa età. Però io ti consiglio di continuare la tua chiamata formando altri discepoli. Io dico una cosa molto interessante: poche chiese e poche realtà investono nel ministero della migliore età. Che cos'è un ministero della migliore età? Sono riunioni, sono consigli fatti dalle persone più anziane, per i quali possono dire le sue esperienze, possono raccontare, pregare. E noi abbiamo bisogno di sedersi sempre a fianchi di coloro che hanno l'esperienza,
promuovere a loro non soltanto una, tra virgolette, attesa di essere promosso nella casa del Signore, ma renderli attivi nella casa del Signore, dando l'opportunità perché ci sia un avanzamento nella migliore età, affinché questi fratelli non si sentano praticamente esclusi, no? A volte le chiese sono più giovani, a volte le cose che si facevano prima non si fanno più, ma ricordati di una cosa, sorella mia, tu sei preziosa e ognuno che si trova nella migliore età, io dico la migliore età, che sono gli ultimi giorni che noi viviamo con il Signore, sono sempre i migliori, perché noi abbiamo bisogno di rilasciare tutto quello che è dentro della nostra vita. Fate discepoli, mettiti vicino alle persone che vogliono ascoltare un tuo consiglio di quello che tu hai fatto, e ricordati che sarà il tuo ministero rilasciato. Elia, quando sei andato, è lasciato perfino il suo mantello. Perché? Perché nel cielo non c'è bisogno di doni, nel cielo non c'è bisogno di servizio, sorella, andremo lì solo ad adorare il Signore. Tutto il nostro servizio deve essere rilasciato qui. E io concludo dicendo, io dico sempre una cosa, io morirò vuoto, perché tutto quello che il Signore ha messo in me io distribuirò a quanti saranno necessari in quanto tempo sarò vivo. Alleluia, questo è il valore del discepolato. E lo scopo del discepolato è svuotarsi del tutto. Alleluia. Affinché altri possano ricevere e portare avanti l'opera che Dio ci affida. È bello, onestamente mi sono proprio, qui in redazione abbiamo glorificato il Signore, il ministero della migliore età. Che bello, che meraviglia. Mi ha fatto ricordare una sorella carissima che ricordo sempre con grande piacere, onore e affetto, la sorella Lella, chissà se ci sta seguendo, chissà. E mi ricordo sempre che questa carissima donnina anziana, oltre a passare le giornate con dei turni di preghiera insieme alle altre sorelle anziane, oltretutto riunioni di preghiera anche molto contrastate dalla loro chiesa, perché dicevano, insinuavano che poi si riunivano per fare maldicenze e calunnie, ma io ho assistito che non c'era nulla di tutto questo. Tanto è vero che questa sorella ha visto e vede miracoli, ha visto miracoli, gloria a Dio, nel nome potente di Gesù attraverso il servizio della preghiera. E come si è manifestato? Si è manifestato che insieme alle altre sorelle della sua età, le nonnine della chiesa che frequentavo, andavano insieme nelle case di riposo a incontrare sconosciuti per parlare di Gesù. Questo è qualcosa che hanno ricevuto mentre pregavano, quindi tutto partorito dal desiderio di ricevere una chiamata per il ministero della migliore età. E io mi sono ricordato di questa cosa, ed è qualcosa che va testimoniato. Dio si usa in modo potente ad ogni età di coloro che si dispongono. E grazie, pastore, per come ci hai consentito anche di scoprire il valore del discepolato ad una certa età, perché le esperienze dei nostri padri non possono rimanere conservate in un segreto, in una cassaforte, che per quanto ricca e grande possa essere, resta comunque chiusa fin quando i nostri padri e le nostre madri non decidono di condividerla con la Chiesa per ricevere i giusti consigli per poter andare avanti nel ministerio. Grazie pastore Marcello, è stato meraviglioso oggi, mi dicono che mi devo fermare e mi fermo, grazie per questo tempo, è stato bello averti qui con noi, abbiamo parlato di questo cantiere aperto che è sempre alla ricerca di personale. Non è vero, amen, lasciate perdere quei cartelli, personale lasciate completo, perché nel regno c'è bisogno di operai, di ministri, amen, di uomini e donne che si dispongano per portare anime al Signore. Grazie per questo tempo. Amen. Dio continui a benedirti insieme alla tua meravigliosa famiglia, sia spirituale sia naturale. Un grande e affettuoso abbraccio a tutti quanti voi. A presto, pastore, grazie di cuore.
Grazie, grazie dell'opportunità. Pace. Pace, pace del Signore. Vi ringraziamo, grazie cari amici, grazie per come ci avete seguito. È stato bello interagire con i vostri messaggi. Oltretutto siamo felici perché l'interazione ci consente anche di avere tanti altri punti di vista, forse argomentando e dicendo cose che noi diamo per scontato soltanto in un racconto, in un modo di esprimersi, ma poi alla fine scopriamo che il Signore aveva e ha tanti altri modi per parlare ai cuori, lo fa attraverso anche il vostro modo di interagire. Siamo felici per questo. Noi intanto vi ringraziamo, grazie per come ci avete seguito e vi diamo appuntamento a lunedì. Lunedì ci sarà una bellissima puntata che avremo modo di fare insieme in diretta, proprio con un altro insegnamento. Intanto però voglio ricordarvi che Review torna in replica stasera con questo numero alle 23:30 e lunedì appunto a Dio piacendo, ma di mezzo c'è un weekend. In questo weekend noi chiediamo e preghiamo affinché il Signore possa benedire le vostre vite nella comunità in cui vi ha messo, affinché vi possiate vivere la manifestazione dello Spirito Santo anche nell'espletare, perché no, il ministero e la chiamata che Dio vi ha affidato. Dio vi benedica grandemente, pace, shalom. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.